A San Lorenzo al Mare il presidente della regione Claudio Burlando visita un oratorio appena ristrutturato, recuperato in modo tra l'altro meraviglioso, rispettando quelli che sono i parametri artistici, ma qui c'è anche la messa in sicurezza di un tratto di Aurelia. Si parla della pista ciclabile, nuovi progetti. Insomma, presidente, è una giornata abbastanza intensa dal punto di vista di progetti finalmente concreti. Sì, sono stato a Costa Rinea stamattina per inaugurare quattro impianti fotovoltaici che rendono il comune autosufficiente dal punto di vista energetico. L'energia elettrica comunale spende meno di quello che ricevono gli amministratori da questi quattro impianti, quindi quello è un comune che si è messo a posto su 50.000 euro l'anno di introito, che per un comune così è una grossa cosa. E poi tutto il resto della giornata è qui a San Lorenzo. Un oratorio fine 300, inizio 400, che era stato completamente abbandonato, bellissimo, è recuperato benissimo da un'impresa locale, tra l'altro, Vittorio Paponi, impresa Papone, che è specializzata in particolare nel recupero di chiese, di oratori, di monumenti in generale che abbiano un particolare valore storico, architettonico. Poi si è festeggiato anche oggi la messa in sicurezza dell'Aurelia, c'è un pezzo di Aurelia che è a pochissimi centimetri dalle porte di casa o di attività commerciali. Ora si è fatto un marciapiede come si deve, si è anche fatto un arredo di particolare pregio e qualità e ho visto famiglie e attività economiche veramente molto contente di questo cambiamento. E infine nel pomeriggio discutiamo invece di depurazione e di pista ciclabile. Incontriamo tutti i sindaci di Area 24, praticamente con l'avvio del cantiere di Ospedaletti siamo arrivati quasi in fondo a questa grande avventura. Rimane il grande problema del parcheggio di Taggia, di cui discuteremo, sperando di trovare una soluzione con un'impresa che si è comportata molto male. E poi abbiamo un po' di risorse per completare alcune operazioni anche qui a San Lorenzo, e dare un destino a quel patrimonio di Area 24 che sono le stazioni vecchie, abbandonate, che va assolutamente recuperato. Poi dobbiamo fare l'accordo con i sindaci per la depurazione, abbiamo deciso ormai che il Dianese, ma anche Andora, vadano su Imperia e che gli altri comuni dell'Albenganese vadano su Borghetto. Dobbiamo fare presto perché l'infrazione comunitaria scatta tra un paio d'anni, 2 anni e mezzo. E quindi io spero che oggi si raggiunga un accordo operativo importante con questi amministratori per chiudere una fase di discussione e aprirne una invece operativa e fattuale.